Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt e oggi ci troviamo sulla Fantasy World. Allora, nella scorsa puntata avevamo raggiunto Lindblom, adesso ci aspetterà un bel po' di trama e anche un bel po' di gameplay, se non mi ricordo male. Anzi, una delle mie parti preferite avrà luogo proprio fra un po'. Quindi, proseguiamo con la storia. Ah, non so per quale motivo. Anzi, forse intuisco quale sia il motivo, è esplosa praticamente la prima puntata della Fantasy World. Sono andato a vedere le visualizzazioni oggi, perché erano un po' che non controllavo comunque le visualizzazioni, e ho visto che sono diventate il quadruplo, 120, una cosa del genere. Io non so, comunque. La prima puntata deve essere che piace. Comunque sia, ci sono anche le altre. Chi vuole vedersele mi farebbe piacere comunque. Anzi, mi ha fatto piacere vedere tutte quelle visualizzazioni. In ogni caso, qui praticamente il ciambellano Ltania ci spiega come è strutturato proprio il regno di Lindblom. Il regno, diciamo il castello e tutto il resto, i borghi, eccetera, eccetera. Spiega un po' in breve com'è strutturata la struttura. Com'è strutturata la struttura. Buono. Come ripetizione. E qua veniamo a scoprire un po' di cosine. Ah, se sentite un po' di rumori, diciamo, tra virgolette, ambientali, è che oggi c'è un vento di non so cosa fuori da casa che sta distruggendo tutto praticamente. Spero non distrugga anche casa mia. E siamo arrivati al terzo livello, dove possiamo accedere solamente col permesso del Granduca. Qua un altro po' di trama. Ave Granduca, peccato che non c'è il Granduca, ma comunque. Buriburi? Buriburi? È una delle parti che mi fa ridere di tutto il gioco. Sbom! Stellar proprio, l'intelligenza fatta per sole. Uno scarabuli gigantissimo. Povero Granduca. Stena, come al solito, fa un casino. Son Sid Fabul. E Stena si inginocchia. Che stupido. Qua ci spiega perché il Granduca Sid, che ovviamente non era uno scarabuli fino ad oggi, o comunque fino a 6 mesi fa, ma ci spiega appunto com'è successo. Qua ci dice che praticamente il Granduca era stato trasformato in uno scarabuli e la Granduchessa Hilda era sparita, che dovrebbe essere la moglie del Granduca Sid. Cioè, è la moglie. No, non sono stati loro. E qua ci dà appuntamento a domani con un bellissimo pranzo che non vedremo. Infatti l'attenzione si sposta su Gidan, che ovviamente essendo un tipo più da palato, diciamo da che ne so, panino del cadozzone, come diciamo noi. E ovviamente, e va a prendersi una zuppa in una bettola. Qua Ginan ovviamente ci proverà anche con la cameriera, perché è logico. E qua una persona provoca Gidan. Ciao Matt, sembra conoscerci.
strano, non ti dimentica nessuno a te. Solo il tuo ragazzo. Vabbè, scusate lo spoiler, va. Smettila, cretino. No, te lo sei dimenticato. E Freja è un altro dei personaggi che potremo utilizzare all'interno di Final Fantasy IX, nonché uno dei miei personaggi preferiti, ovviamente oltre a Gina e a Steina. Come avrete capito, sicuramente non mi piacciono i personaggi di Final Fantasy propensi verso la magia, ma bensì, come in ogni RPG, quelli propensi al melee, all'attacco fisico. E qua ci dice che praticamente Freja è alla ricerca del fidanzato, che ovviamente venendo qua all'Inblum ci sarà la sagra della caccia, dove si radunano appunto tutti i migliori cacciatori del mondo. Anche il fidanzato di Freja dovrebbe essere sì, un fidanzato, un cacciatore. E Gina non ha intenzione di partecipare alla... come cavolo si chiama? Alla sagra. E qua ci parla un po' del paese da cui proviene Freja, ovvero Burmesia, paese che vedremo comunque più avanti. E l'attenzione si risposta sul castello di Lindblom. E qua ovviamente ci saranno un bel paio di discorsi sulla situazione comunque ad Alexandria, che non è molto tranquilla. Che ovviamente Brain, come cavolo si chiama, è un po', diciamo, il popolo non si fida più della propria regina, in quanto si sta comportando un po' in modo strano da quando è morto appunto il marito. Infatti Sid, avendo promesso al marito della regina Brain, comunque al re di Alexandria, di proteggere Garnet, ha mandato la banda Tantalus a rapire, tra virgolette, la principessa, nonostante la principessa stessa voleva andare, voleva fuggire da Alexandria. E purtroppo qua sappiamo, veniamo a sapere che comunque anche Lindblom con l'esercito non scherza, avendo molti idrovolanti. Alexandria solo in un modo poteva distruggere Lindblom. E qua la scena si sposta nello scalo degli idrovolanti, dove appunto vengono progettati gli idrovolanti. Qua infatti ci dirà che c'era un prototipo di idrovolante. E qua ovviamente ci spiega che il modello che stava studiando, comunque elaborando all'interno di questo scalo, era un modello che, no, che va senza nebbia. E qua veniamo a scoprire il perché. Oh, purtroppo. E comunque dicevo che appunto che la situazione si è risolta nel migliore dei. Oh, scusate il taglio, ma ho dovuto rispondere a una chiamata. Qui intanto la sposta si riscena. La scena si sposta in un hotel, sembrerebbe, di Lindblom. E qua Vivi viene a trovarci. Povero Vivi. E qua ovviamente Gina ci spiega che è del posto e quindi conosce bene la zona. E sanno che comunque sia, la zona è visitata da molti turisti, da molti artisti in cerca di fortuna, eccetera, eccetera, eccetera.
Vado solo. Un ET, no, di nuovo il luminaccio. Officine e saldature, very very interesting. Ma penso di ricordarmelo bene. È l'unica cosa che ci ha sbloccato. Allora, praticamente ci sono tre tipi di botteghe in questo Final Fantasy. Le botteghe dove possiamo comprare gli oggetti, quelle dove possiamo ottenere l'equipaggiamento e quelle dove alcuni oggetti vengono trasformati in oggetti più potenti, che appunto sono le officine. Qua ovviamente ci dice che per farci fare un nuovo pezzo di equipaggiamento abbiamo bisogno di due oggetti, che saranno comunque molto probabilmente due pezzi di equipaggiamento e anche dei soldi, ovviamente, non si fa niente gratis. Vabbè, questo era abbastanza scontato, che dipende da ciò che si vuole fabbricare, cambiano gli oggetti e il costo della saldatura. E qua ci fa vedere un po' di oggetti che possiamo saldare all'interno del gioco. Come per esempio l'Organix, o l'Organix come si dice, che è un'arma per Gidan, si forma da due tritamaghi, da due tritamago, scusate, e ha un costo di saldatura di 700 guild. Mentre la galosh, che è un accessorio, ha come oggetti necessari una bombetta e un vestito di pelle e ha un costo di saldatura di 300 guild. E forse, e infatti, è quello che pensavo. Praticamente ci dice che esiste un fabbro misterioso. Io so già di chi si tratta e lo vedremo veramente molto avanti nel gioco, esattamente al quarto CD, quindi avremo modo di aspettare, dato che siamo ancora al primo. Quindi avremo modo di esplorare un po' Lindblom e tutti i suoi borghi. Vediamo se qua troviamo oggetti oppure no. Moldon. Vediamo se ha lettere. C'è una lettera per me. Di nuovo Carmen. Ancora ad Alexandria, eh. Povera. Vai, se vuoi andare. Niente lettere, neanche lui. E salviamo. Papà? Bien, bien, bien. Cavolo, oggi ho un mal di testa terribile. Salviamo qui. Ah. Ho preso un colpo oggi. Porca miseria. Bene, continuiamo a esplorare Lindblom. Cioè, continuiamo, iniziamo a esplorare Lindblom. Bobocell. Vabbè, a vedere se ha fatto fortuna. Qua cosa c'è? 163 guild. Quanti ne abbiamo a proposito? Fa vedere. 8.599. No, non mi fermo, appena riposato. Fa vedere. Chissà perché c'è un Muguri in una stanza, ma evento in tempo reale, che palle, Steiner, uomo di altri tempi. Tant, Steiner, Steiner. Lindblom non è mica Alexandria. Vabbè, povero Steiner. Cioè, con quell'armatura. Vabbè, tanto puzzano quanto sono buoni. Chissà se gli piacciono, vediamo. Stava per morire, però niente male. Bravo Steiner. Ok, esploriamo un bel po', vediamo qui che cacchio c'è? No! Sbagliato. Vabbè, mica tanto. Forse non posso uscire ancora. Qui cosa c'è? Forse sono uscito nella warm-up.
Sì. Vabbè, non è ancora arrivato il momento di uscire così da soli. Allora, vediamo se c'è qualche tesoro qui. Cosa c'è qui? Assomiglia a Calò. Ok, andiamo avanti. Prendiamoci un bel po' di... E di nuovo lì, fanculo, stavo guardando se c'erano tesori. Che io non me li ricordo. E di nuovo. Porca miseria. Perché io non mi ricordo tutti i tesori di Final Fantasy IX. Sarebbe impossibile ricordarseli. Proviamo a entrare qui dentro. E ogni tanto devo riavviare l'emulatore perché mi dà problemi con l'audio, vediamo. Dai, muoviti, vivi. Non ho voglia di stare a leggere quelle cose che dici tu. I supplì di scarabugli che mi preparava il nonno. Buoni che devono essere. Questi sono i semi di Kupo, il dolce preferito dei Moguri. Ah, davvero? Comunque, ecco il tuo dolce. E l'ultimo, come sei carino, tienitelo regalo. Sì, è come uno zoo, tranquillo. E beh, forse lo dovevi dire subito. Allora, vediamo un po' che c'è qui. Grazie. Ma è possibile che non ci sia neanche un tesoro all'Inbloom? Esploriamo bene questo borgo prima. Io e l'entrata non andiamo d'accordo, inutile. Ok, qui non c'è niente, vediamo qui. Forse nell'altra porta c'era qualcosa? No. Andiamo avanti. Questo è il borgo commerciale dovrebbe essere, non vorrei dire una scemenza, ma mi sembra strano che non ci sia neanche un tesoro, ma niente. Togliti. E da questa parte, se non sbaglio, c'era un'officina, se non mi ricordo male. O forse era nell'altra entrata. No, era da questa. Pepe lattaio, grazie. Qui cosa c'è? Non c'è niente. Perfetto, l'utilità di Lindblom e dei suoi tesori. Caffè e mocha. Questa, se non sbaglio, è quella struttura. E qua c'è l'officina. Casinista. Ok, questa si tratta dell'officina dove possiamo appunto forgiare nuovi oggetti e ottenere magari qualche capo di equipaggiamento. Beh, l'uno che va contro l'altro, vediamo. Bravo, grazie. Saldatura. Oh, bella, belle cose.
Allora, possiamo fare una butterfly sword, un organics, una t-shirt, una galoscia e una sciarpa gialla. Io direi di fare tutto. Tanto con i guild ci possiamo stare. E una galoscia, quindi ci manca. Sì, allora vediamo un po'. Ci serve un tritamago. La t-shirt l'abbiamo fatta, un cappello merlino e un idrobracciale. Dovrebbero trovarsi tutti da questa parte gli oggetti, non qui, qui dentro. Quale spadona? No, ti stai sbagliando, non era. Sì, mi ricordo che c'era la citazione a un altro Final Fantasy, però boh. Non lo so. Vediamo. Allora, un tritamago. Daga di Mitri ce l'abbiamo. Javelin. Non mi serve. L'asta non mi serve. Un idrobracciale, grazie. L'escursion ce l'abbiamo già. Forse anche un cappello merlino vale. Tre di questi subito. Elmo di Ayan ce l'abbiamo. E anche la barda magica. Il busto afferrato lo può equipaggiare solo Jiran, quindi non ci serve.